È il Giro di Boa, è la terza tappa dei trofei MP Exhaust Mass ed è dedicata al compianto Pippo Stanga. Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano. A Riccardo Paletti è il momento della verità, una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire. Ma adesso non è il momento di parlare, bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore! Tutto pronto anche per quanto concerne la 1000 Open con la pole position di Super Walter Bartolini che ha chiuso, strappato un tempone in 1:08:259, pronto ad insidiare tutti i diretti concorrenti con una gara che sarà fondamentale per lui e soprattutto anche per chi gli corre a fianco. Giampaolo Cristini, seconda posizione per il numero 8, che ha chiuso con un anche lui un grandissimo tempo, 1:08:456, a poco meno di due decimi da Walter Bartolini, pronto ad insidiare soprattutto per la prima piazza e soprattutto a fare una gran gara al suo fianco. Anche Andrea Maestri, 1:08:472, tutti molto vicini, molto vicino c'è anche chi apre la seconda fila. Cristian Brugnone, 1:08:492, 20 millesimi da Maestri, 40 millesimi da Cristini, 240 millesimi da Walter Bartolini, sono veramente pronti a dare battaglia. E al suo fianco c'è un super Massimo Boccelli, 1:08:699, altri due decimi di distacco tra lui e giusto appunto Brugnone, 1:08:699 per Massimo Boccelli con la numero 180 al suo fianco. Manuel Mozzacchiodi, 1:08:735, 40 millesimi da Boccelli, vicinissimi a chiudere la seconda fila in una gara che si preannuncia veramente infuocata. Indovinate chi apre la terza fila? Luca Malfatto, 1:08:736, clamorosi tutti i cinque decimi con Malfatto, vicinissimo anche lui con la sua numero 10 che apre la terza fila. In settima posizione al suo fianco Massimiliano Palladino, 1:08:937, non si sfonda il muro dell'1:09, siamo ancora nell'1:07. Ricordo che Bartolini parte dalla pole dell'1:08:250, Palladino a poco meno di 7 decimi, anche qui altro pilota in grado di fornire una grande gara. Al suo fianco Gabriele Perri a chiudere la terza fila, 1:09:056, per la prima volta varchiamo l'1:09, ma non ci allontaniamo così tanto dalla pole position, siamo sempre a poco meno di 8 decimi di distacco da Walter Bartolini. Chi apre la quarta fila è Michele Tomasoni, 1:09:161, poi Matteo Milanese, 1:09:570, Sciaccamelli, 1:09:621. Visconti apre la quinta fila, 1:09:968, iniziamo ad allontanarci decisamente con William Venezia, 1:09:978, e Antonio Pace, 1:10:087. Ad aprire la sesta fila, Simone Cornia, 1:10:231, Crosetti in 17esima posizione con la 114, 1:10:492, Pino Capraro, 1:10:897, a chiudere in 1:11:152 Ivano Magnano con la numero 75 e Francesco Bernoni, 1:11:494. Poco ci sarà un giro in meno di percorrenza, anche perché fa molto caldo a questo punto. Io non posso far altro che dare linea alle ragazze per le classiche interviste pre-gara e poi siamo pronti a vederli volare in pista. La 1000. Siamo nei box con Gabriele Perri. Noi da lui vorremmo sentire questa frase: abbiamo risolto tutti i problemi. Speriamo. Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' complicato, abbiamo lavorato tanto, adesso abbiamo un po' cambiato progetto, come vedete, e l'inizio sembra buono. Speriamo di continuare così e riuscire a fare una buona qualifica entro domani e rimetterci un po' nelle nostre posizioni. Siamo partiti un po' meglio di prima e un po' più di carica c'è. Grazie Gabriele. A voi. Ai nostri microfoni una coppia di Cristini. C'è da dire, gara di Cremona da dimenticare, giusto? Sì, effettivamente, come dice il buon Nasca, Cremona abbiamo fatturato e anche tanto. Però vabbè, il problema rimane solo la fatturazione, perché siamo andati forte entrambi e abbiamo finalmente ritrovato delle sensazioni buone sulla moto e quindi ok, zero in classifica, gara da scartare, però siamo arrivati qua tanto concentrati, tanto uniti per far bene e per cercare di ottenere il massimo risultato possibile. Buoni i risultati per Manuel Mozzacchiodi, che ritroviamo anche qui a Varano, sempre carico, vero Manuel?
No, il carico è giusto, è giusto. E, no, Varano è un po' la pista di casa, diciamo, per noi che alla Spezia piste non ne abbiamo. Quindi sono contento di girare qua, di fare questa gara. Sono abbastanza, cioè, diciamo che sono nel complesso messo bene, vediamo un po' gli altri cosa si inventano, perché poi qualcuno, il Jolly, lo tirerà fuori sicuramente. Io cercherò di fare il mio passo come ho sempre fatto e di fare una bella qualifica, ma sul giro secco della qualifica non sono particolarmente incisivo, vediamo poi domani. Comunque spero di fare bene, dai. Sì, diciamo che il vero detto è lento ma bello, perché la moto è bella, almeno la moto è bella. Quindi lento ma bello, l'importante è essere, è apparire, non poi la sostanza non serve, capito? Ciao, ciao. Massimo Bocelli, non proprio soddisfatto della gara di Cremona corsa in casa, lo troviamo forse più predisposto ad affrontare questo terzo round, giusto Massimo? Sì, direi di sì. Speriamo proprio in questo round di recuperare un po'. Cremona non è andata così bene. Qua sembra di aver preso una via migliore. Vediamo. Adesso abbiamo le prove ufficiali e quindi la moto è già pronta. Vediamo di tirare fuori qualcosa di buono, di non partire indietro come ha fatto Cremona. Il circuito di Varano è stato il primo circuito nel quale ho iniziato, diciamo, a girare in moto. Lo conosco bene, un bel circuito, sì. In questa pista ci vuole una guida aggressiva. Io mi sono costruito un po' così, per cui bene. Vediamo come andrà. Grazie Massimo, a presto. Ciao. A voi, grazie. Siamo nei box con Walter Bartolini. Sinceramente non mi preoccupano tanto le condizioni di Walter quanto le condizioni della moto, perché vedo che sono stati dei problemi questa mattina. Non sbaglio, Walter? Sì, infatti nel primo turno di prove libere, nel scaldare la moto, si è rotta una valvola. Quindi non abbiamo fatto le prove libere, abbiamo cambiato il motore, solo che siamo andati dentro senza avere riferimenti, subito nei tempi. Poi dopo il motore, sai, è un po' diverso da quello che avevamo, adesso lo stiamo un po'. Allora abbiamo fatto i tempi senza aver fatto un giro di prove libere. Abbiamo fatto il settimo tempo perché non mi sono neanche azzardato molto andare a rischiare, perché ho visto anche molte cadute. Allora adesso siamo settimi, poi vediamo domattina con i miglioramenti, perché abbiamo dovuto cambiare un po' i rapporti, perché se il motore è quello vecchio diverso, allora è stato un peccato perché il nuovo proprio. Non ci aspettavamo che sul cavalletto scaldarle, solo che è andato giù una valvola che si è rotta e è andata così. Oggi ho fatto i tempi come prove libere. Certo, diciamo che una gara sarà anche un po' un pezzo questa volta. Sì, perché adesso domattina abbiamo l'altro turno delle qualifiche, anche se ci tocca fare con le gomme consumate perché abbiamo solo due treni nuovi qui da mettere, allora preferisco metterle nella gara. E poi vediamo tutti i miglioramenti che abbiamo fatto adesso nella moto per vedere domattina com'è. Grazie a tutti, ciao ciao. Cristian, eccoci qua, sei pronto per la gara? Sì, penso di essere abbastanza pronto. Vediamo il caldo, come ci comporteremo con questo caldo. In bocca al lupo Cristian. Crepi, grazie. Gabri, sei pronto? Vediamo le termo, ragazzi. Pronti mica tanto, cerchiamo di fare del nostro meglio e cerchiamo di usare le cose che abbiamo e fare il massimo. Sei sempre negativo, oggi ti voglio più carico. No, cerchiamo di essere positivi e fare del nostro meglio. In bocca al lupo. Un passo avanti dalla volta scorsa l'abbiamo già fatto. Infatti, in bocca al lupo, Gabri. Grazie, grazie mille. Eccoci qua con Walter in pole position. Walter, come ti senti? Oggi bene, ieri avevo avuto un problema prima delle prove libere, scaldando la moto si era rotta e allora non sono riuscito a fare prove libere. Sono andato dentro nelle qualifiche, però ieri non avevo molto senza prove libere, invece stamattina dopo sono riuscito a fare il miglior tempo e siamo andati bene. Dopo abbiamo dovuto mettere sul blocco vecchio che non va proprio come quell'altro, però adesso siamo qui, poi vediamo. In bocca al lupo, Walter! Grazie il lupo, ciao ragazzi, ciao!
tutto pronto, qui a mio fianco Andrea Tomio per la Mille Open. Ciao ragazzi, ben ritrovati. La pole position è di Bartolini, Cristini, Brugnone, sarà un grande spettacolo, via! Partiti, vediamo subito le moto, un paio che impennano. Mamma mia, come pinzano, sgasano, vanno. Prima curva, speriamo non succede nulla. Attenzione, un contatto! È caduto Tomasoni. Mi sembra che sia Tomasoni, Andre. Anzi, ti dico proprio con certezza, è Michele Tomasoni che è caduto. Adesso capiamo allora anche la scelta che verrà che verrà presa per quanto concerne la gara. Sì, però penso che si tratti di bandiera rossa, cioè rientrano e poi ci sarà un restart probabilmente. Sì, probabilmente sì, perché c'è ancora la macchina in mezzo alla pista. Stanno andando pianissimo le moto, segno che adesso probabilmente ci sarà, si farà segno di rientrare, una caduta che non ha nulla a che vedere con quelle bandiere gialle e rosse che sventrano dall'inizio, che riguarda quel filler di cui abbiamo parlato anche nelle altre gare. Ma qui è proprio successo prima, prima della ancora famosa pozza, e quindi evidentemente non si può far nulla. Intanto le telecamere indugiano su Luca Malfatto. In realtà stanno... No, io ho visto una bandiera rossa sventolare. Sì, ma adesso gliele fanno a tutti, adesso si rialzano, vedi? In questo momento si stanno rialzando e rientreranno in corsia. Sì, vanno pianissimo, vanno pianissimo. Allora, Andre, noi in realtà abbiamo anche modo per... vediamo, sì, rientrano in pista. Abbiamo modo anche di fare volante. Un paio di considerazioni, Bartolini, Brugnone. Qui siamo al giro di boia. Buonanotte, al giro di boa. E qui sarà importante i semafori rossi. Via! Partiti! Buono spunto di Maestri, Andre. Mi sembra che abbia avuto un buono spunto Maestri. Vedo Bartolini alle spalle che prova ad infilarsi. Vediamo come. Grande Cristini, vediamo. Mamma, si appaia Bartolini. Bartolini secondo, Cristini dietro. Non è caduto nessuno per nostra fortuna. Questa è la cosa importante. Intanto Perry, andiamo ad indugiare subito su di lui. Non ha avuto un grandissimo spunto Gabriele Perry. Ricordiamo che questa gara è dedicata al compianto Pippo Stanga. Intanto Cristini su Bartolini. Sì, sì, c'è. Cristini scavalca Bartolini, che si deve accodare. E allora Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone. Queste le prime quattro posizioni. Andrea, ti faccio notare una cosa. Sì. Se la direzione gara ha optato per 12 giri e non 14, ti chiedo, se è una decisione giusta? Soprattutto parlavo con qualche pilota per via delle condizioni climatiche veramente caldissime. Ma secondo me sì, dai... Fare qualche giro in meno con questo caldo è sicuramente di aiuto. D'aiuto tanto per i piloti, sì, direi proprio di sì. Intanto Bartolini prova subito a ripassare Cristini. Sai che mi sembra che non abbiano un andamento lento, come diceva il buon Tullio d'Episcopo. Mi sembra che si stanno iniziando a studiare in questo avvio di gara, anche perché si corre alle 4 e un quarto e vediamo sempre la bandiera gialla e rossa a sottolineare quel filler in pista. È proprio così. Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone, Boccelli, Malfatto, Loris, Milanese, Visconti, Mozzacchioni, Perri, Venezia, Magnano, Cornia, Sciacca, Capuano. Queste le prime 16 posizioni. Subito Brugnone prova ad attaccare, Bartolini prova largo. Secondo me Brugnone è costretto. Tanto Mozzacchioni scavalca Visconti, è costretto a fare la gara Brugnone, anche perché ricordavamo anche io e te prima dell'inizio della gara come Brugnone abbia sbagliato in gara 1 del famoso 25 aprile, debba rifarsi da questo punto di vista. Sì, deve essere anche un po' più forse conservativo per portare a casa dei punti, perché l'altra volta mi sembra che abbia fatto 1-0. E chi lo sa, magari attaccare Brugnone, Brugnone deve attaccare Bartolini, tu dici conservativo, io dico che comunque in qualche maniera qualcosa deve fare. Sicuramente Maestri lì davanti sta cercando di incutere il suo ritmo, Malfatto intanto prova a scavalcare. Madonna, come interno. È internissimo! Mamma mia, che rischio l'incrocio! Era troppo interno, allora ha respinto, ha chiuso la porta a Palladino. Intanto cerca con un paio di curve a rimettersi in pista. Non ha avuto una grande partenza, un grande spunto Max Palladino, e deve provare in qualche maniera a rientrare nei giochi. Ricordiamo la caduta senza conseguenze, fortunatamente. La caduta di Milanese è caduto. È riuscito a completare soltanto il primo giro. Matteo Milanese qui cade e ci abbandona. Purtroppo per lui, Matteo Milanese. Mozzacchioni live con lui alle spalle di Loris. Sta provando a scavalcarlo. Vediamo se in qualche maniera riesce a rendere Pumper Focaccia. Abbiamo visto già un paio di cadute, Andrea, in realtà. Sì, un paio di cadute. Probabilmente anche col discorso della ripartenza, magari si sono raffreddate un attimo le gomme. Sai, quando riparti è sempre un po'... è diverso, si crea una condizione diversa, come appunto stiamo anche vedendo lì davanti, che ha rimescolato un pochettino le carte in tavola. Per adesso Tomasoni e Milanese, Mozzacchioni su Palladino. Grande ingresso da parte di Mozzacchioni,
passa, va, saluta la compagnia, cerca di riallinearsi a Malfatto, a Bocelli, a tutti quanti gli altri. Mamma, che bel terzetto, che bel quartetto che si sta formando lì davanti, Andre. Sì. Perché mi sembra che vanno a un passo diverso rispetto agli altri. Quei quattro davanti, quattro moschettieri, Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone, Mozzacchiodi intanto sottolineato come ha sorpassato, Brugnone si sta avvicinando a Bartolini. Andiamo un po' con i tempi, Andre. Hanno ultimato il terzo giro, 1.09.8 Cristini, 1.09.5 Maestri, 1.09.8 Brugnone, 1.09.3 Bocelli. Dietro che sta iniziando a cantare 1.09.7 Bartolini, sono tutti molto vicini. Occhio a Bocelli perché ha fatto un super tempone. Sì, sì. Vediamo un po' di slow motion intanto per quanto riguarda le varie partenze. Stiamo vedendo Cristini con la numero 8, Brugnone con la 69, la 180 di Bocelli, Mozzacchiodi alle spalle con la 26, lo vediamo transitare con la 35, Palladino con la 4, abbiamo visto in precedenza Milanese che però purtroppo è caduto, certo. 55 Bisconti, li stiamo vedendo un po' via via tutti quanti transitare, passare. Andre, io mi aspetto una gara bella infuocata e pepata lì davanti, non tanto e anche per la considerazione che dobbiamo fare dei punti in classifica, ma anche soprattutto perché mi sembra che sono abbastanza spinti e con un passo diverso rispetto ad esempio a quelli dietro. Sì, assolutamente, anche se non è un passo esasperato perché mi sembra che abbia girato più forte la 600 Open. Sì. Sì, sicuro, di passo in gara rispetto a loro sicuro. Quindi è anche un po' strano se vogliamo vedere, perché con la 1000 di solito ci ha abituato comunque a girare un po' più forte della 600. Dobbiamo capire anche un po' le considerazioni che bisogna fare per quanto riguarda le wild card, per quanto riguarda anche i punteggi. Noi magari non iniziamo a farle adesso, però quando arriviamo magari al decimo giro, che la situazione è un po' più chiara, possiamo iniziare anche a fare un paio di considerazioni che poi vi inoltreremo naturalmente alla fine della gara. Maestri, Cristini si è avvicinato, si è appaiato o l'ha scavalcato addirittura? No, si è avvicinato, si è avvicinato molto. Tantissimo. Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone dietro, occhio a Bocelli e Malfatto che stanno provando a rientrare, con Bocelli che sta guidando il gruppo in maniera importante. Faccio una considerazione, non è che Bartolini sta un po' facendo da tappo? Magari no. Forse, io penso che se fosse ci si può liberarne abbastanza facilmente. Questa è una pista dove si riesce a fare dei sorpassi, non è? Quel Loris che leggete all'ottavo posto sarebbe Massimiliano Loris Palladino, okay. Giusto per capirci un po' tutti. Perry, decimo, se si trova tra Palladino e Bisconti, intanto passano Bartolini, Brugnone, Bocelli che sta, si è unito totalmente al gruppo. Bocelli, occhio, sì. Bocelli ha fatto una tirata, 1.09.3 di nuovo Bocelli a martello, si è avvicinato. A questo punto la paura di Brugnone che Bocelli lo scavalchi e che Bartolini in qualche maniera si stia provando ad accodare a Cristini. È una gara bellissima in questo momento, Andrea, è aperta a qualsiasi situazione. Sì, assolutamente. Mozzacchiodi su Malfatto, lo ha passato? Ci sta. Sì, lo ha passato. Mozzacchiodi passa Malfatto e si avvicina anche lui a Bocelli. Mamma mia, che tirata, che gas. Maestri non riesce a scappare, Andre. No, bella gara di Mozzacchiodi, rimonta, sta venendo su abbastanza bene e adesso inizia a avvicinarsi alle posizioni che contano. Eh sì. Qui sono tutti vicini. Sai che mi sembra la gara della 300 Super Sport? Sì, Per come è impostata, non sono mai stati così vicini i piloti. Bartolini mi sembrava che avesse appaiato Cristini. Non so se lo ha scavalcato, lo scopriremo probabilmente al passaggio, mentre vediamo dietro qualche pilota invischiato in bagarre che fa difficoltà. No, non l'ha scavalcato, addirittura Brugnone che si è avvicinato tantissimo con Bocelli. E guarda, arriva qui sotto Bocelli. La differenza anche di interpretazione di quella curva dove c'è quel filler. Io non vorrei mai che cada qualcuno lì, anche. Non lo auguro, spero di no. Sì, ma in realtà è sul destra, quindi l'ingresso a sinistra non c'è. Quando voltano la moto... Brugnone prova a passare Bartolini, è il momento giusto. Sì, riesce a passare Bartolini, Brugnone, vediamo che cerca. No, Bartolini lo rispedisce al mittente. Mamma mia, sembrava quasi fosse andato largo. Sì. Brugnone inizia a farsi vedere. È una gara asfissiante per quante emozioni ci sta mostrando. Siamo di nuovo on board con Bartolini, che tra poco si vedrà magari vicino Brugnone. No, in questo momento no. Ma si è avvicinato tantissimo anche Cristini a Maestri. Sai che secondo me stanno andando un po' più lenti qua, perché Maestri sembra quasi che faccia la tappo in questo caso. Sì, attenzione, forse ci può... Cristini! Ci vuol provare Cristini. Mamma mia! Però fa fatica a passarlo. Vicinissimo anche Brugnone.
passaggio importantissimo, il sesto giro è questo, siamo a metà, mamma come si sono alzati i tempi Andre, 1.10 e 4 Maestri, 1.10 e 3 Cristini, 1.10 e 2 Brugnone, 1.09.8 Bucelli, è l'unico che viaggia ad una media decisamente più bassa, ma non riesce a trovare lo spazio per scavalcare. Sono alti, se pensi che nella 600 giravano in 7 alto in gara di passo. Ma mi vuoi dire che quel restart abbia cambiato tutto? Però un giro hanno fatto nemmeno, Andre. Però due secondi più lento, qualcosa... Vorrà pur dire, mi dici tu. Sì, adesso sì. Lo capiamo, anche perché effettivamente qualcosa... di differente c'è. Adesso vediamo, io vedo qua Cristini, questi sono tutti slow motion. Cristini comunque si fa molto vicino sempre, sì, va cioè mi sembra che abbia anche quella pungolata da sì, va lì a punzecchiarlo, ma non riesce a concretizzare il sorpasso. Però stiamo a vedere, ancora lunga, che siamo a metà gara. Mozzacchiodi e davanti a Bucetti, guarda lì, li vede proprio tutti quanti Mozzacchiodi. Sì, sì, è lì. Sai è che lì, non è gli viene un'insana pazzia a Mozzacchiodi, capace che li scavalca tutti. Intanto sai, già vedere il gruppetto è già interessante, che li vedi. Bartolini un po' largo intanto, Andre. Sì, un pochettino largo. Però anche Bocelli è lì a tiro, vede tutto. Sono tutti, guarda, un trenino in fila indiana, ecco. Nessuno ha preso del margine, nessuno è scappato via. Assolutamente, questo è Paladino. Forse è Paladino un po' più staccato dal Paladino primo gruppo. Sì. Paladino l'ottavo, sarebbe quel Loris che vedete a Mozzacchiodi. Mamma mia, brava ad entrare su Bocelli! Che sorpasso! L'ha ripassato Bocelli, però... Mezzo sorpasso sì, mezzo sorpasso no, ma mi sembra vedere che sono tutti lì. Bartolini si sta avvicinando tantissimo a Cristini, non riesce ad entrare nell'interno. Ancora Bartolini, che scuota dietro Brugnone, Bocelli. Si avvicinano, si allontanano, adesso è Malfatto che si è avvicinato al gruppone. Settimo giro andato, ottava tornata che inizia. Sono sempre loro. Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone, Bocelli, Mozzacchiodi, Malfatto, Palladino si è staccato, sono i magnifici sette, sono le sette sorelle nel calcio, io credo. Se erano le sette sorelle nel 2000, Maestri, sì, abbiamo l'idea che Maestri possa essere scavalcato da un momento all'altro, però Andre, no, Brugnone, su Bartolini, è il momento giusto, sì, no, vediamo se tiene l'interno, incredibile. È sempre lì, Bartolini stacca fortissimo, Brugnone si accasa, sembra passarlo all'interno ma poi non ci riesce. Non ce la fa perché lì Bartolini frena molto forte. E frena un po' più indietro e riesce a proprio a... Sì, perché lascia andare bene, la moto è molto agile nel cambio di direzione. Intanto Perry gli chiude la porta perché ci sono anche altre sfide. L'unico sfortunato tra virgolette è Palladino, che si è caduto malfatto purtroppo, e questo è un gran peccato. Sembra che abbia preso il cordolo interno con la ruota settima davanti. Settima tornata, vedete qui Sassi, speriamo non si sia fatto nulla di che. Allora ci abbandona uno dei sette che era lì davanti, che è Malfatto. Ottavo giro, ultimato Bartolini, Brugnone, con davanti Maestri e Cristini. Maestri che sta conducendo una gara importante, riesce a tenerli tutti quanti a bacchetta dietro. Viaggia sempre comunque con 1.10. Adesso ha fatto 1.10 e 0.16. Bassissimo! Maestri, mi sembra che stiano provando in qualche maniera con i due davanti a creare un micro gap da Bartolini e Brugnone. Io continuo a sottolineare che per me Bartolini non ha quel ritmo per restare con quelli davanti e mi sembra che possa fare da tappo, ma non riesce. O ci sono delle porzioni di pista dove si avvicina ed alcune dove si allontana clamorosamente. Esatto, che è più facile. Sì. Brugnone non riesce a scavalcare ad esempio Bartolini. A questo punto nel pensieri del pilota, Andre, che pensiero si fa largo? Nel caso di Bartolini? No, nel caso di Brugnone ti chiedo. Ok, devi cercare di inventarti qualcosa per metterti davanti. Devi sfruttare il tuo punto forte, che in questo caso è l'uscita di curva dalla parabolica, e tirare la frenata e provare a metterti davanti e non farti più ripassare. Questo è sfruttare e controllare dove sono i suoi punti, tra virgolette, un po' più deboli. Quindi devi far così. Devi fare per forza di cose così e te ne rendi conto assolutamente. Intanto sto cercando di controllare un paio di informazioni perché non vorrei, qui ti inizio a mettere un dubbio, che ci sia stata una falsa partenza di Bartolini. Ah sì? E che possano essergli commissionati i clamorosi 20 secondi. Sto
capendoci qualcosa mentre guardiamo diverse slow motion, Palladino con la numero 35. Siamo praticamente a più di tre quarti della gara, sì, Andrei, però sì, non abbiamo visto un sorpasso. È una cosa incredibile. Sì. Cioè, sono tutti attaccati, ma non c'è stato un sorpasso. È una cosa bellissima come gara da commentare. Non sto perdendo la voce, stiamo gridando, questa è una cosa importante. Però non c'è un sorpasso. E allora sto cercando di informarmi su questo aspetto. Sì. Perché Maestri comanda, Cristini dietro, Bartolini Brugnone. E vediamo quello che succede, perché stanno transitando per il nono giro, Andre. Io okay, anche qua a livello di tempistiche, io te li do anche i tempi, però sono sempre tutti riappaiati. Brugnone qui si fa minaccioso su Bartolini, Boccelli, Mozzacchiodi, non c'è possibilità per Palladino di prendere la ciurma. Qui siamo on board con Cristini che si avvicina sempre tantissimo a Maestri, guarda, ma non lo passa. Guarda, si avvicina, guarda qua la staccata, qui vicinissimo. E poi, ma poi non riesce ad uscire forte. E lì Cristini, e lì Maestri dà una staccata importante e si allontana. Sì, sì. E si allontana tanto. Brugnone, guarda Brugnone, quello che ti dicevo. Forse qui sì, si è messo davanti, Andre. Si è messo davanti. Avevo pronosticato un giro prima. Eccolo qui, si è messo davanti Brugnone, finalmente per lui. Peccato per Bartolini, che si trova in quarta posizione. E capiremo a fine gara se c'è stato davvero Palladino. Mi sembrava che avesse rischiato addirittura andando un po' sul cordolo, troppo largo. Mentre tra poco ultimeranno il decimo giro. Ma la cosa importante è che Brugnone ha scavalcato Walter Bartolini. Vicino, vediamo se Cristini tiene la posizione. Vicino, Cristini. No, no. Però Maestri chiude sempre la porta. Maestri sembra quasi che faccia come il gatto con il topo. Lo fa avvicinare e poi gli sbatte la porta in faccia. E adesso occhio alla reazione che deve esserci da parte di Bartolini. A meno che non provino a scappare quegli altri. Bartolini, attenzione! Forse scavalcato anche da Boccelli, Andre. Forse se sì, non ho visto male, scavalcato anche da Boccelli. Non si è visto bene da quell'inquadratura. Adesso, adesso lo capiamo con l'immagine. Brugnone intanto ha scavalcato Bartolini e si mette in terza posizione. No. Bartolini ha richiuso la porta al mittente. Cristini, e siamo sempre qua. Cristini, guarda, attenzione che va esterno. Ma dove frena? Mamma mia, Cristini l'ha passato incredibile. Dove Cristini frenato? Ha passato Maestri. Che sorpasso. Ma Maestri lo sta per ripassare. Mamma mia. No ragazzi, qui volevamo le immagini su quella sfida. Cristini è stato riscavalcato da Maestri. Incredibile. Maestri lo ha ripassato. Adesso si avvicinano alla X, anche perché siamo vicini praticamente all'ultimo giro. Attenzione a Bartolini. È indietro. Ma che è successo a Bartolini? Ha avuto un po' di crollo, perché o ha fatto un lungo o ha fatto qualche errore, perché adesso era a lottare con Palladino. Con Palladino, incredibile. Ma è Bartolini? No, Bartolini è lì. E allora, allora c'è stato un'inquadratura errata. Cerchiamo di capire, Andre. Vediamo il passaggio. No, infatti Bartolini è lì. Quarto. Bartolini è quarto. Quarto, viene. Tentativo ancora da parte di Boccelli. Siamo all'ultimo giro. Oh, Cristini! Cristini è entrato. Vediamo se gli risponde Maestri. Ma soprattutto dobbiamo anche vedere Boccelli. Cristini è davanti a Maestri. Lo ripassa. Incredibile. Incredibile la gara alla quale stiamo assistendo. Maestri ha riscavalcato Cristini. Bella, bella. Bellissima gara. E io appunto, a questo punto dei calcoli non me ne frega niente, li facciamo alla fine, Andre. Attenzione a Boccelli dentro. Dentro ha ripassato Bartolini. Incredibile. Bartolini scavalcato da Boccelli, deve rispondere. Bartolini se non vuole mollare, anche perché c'ha dietro Mozzacchiodi adesso, che si sta per facendo Cristini, fortissimo. Per Cristini è difficile, perché rimane pochi punti per superare. Pochi punti, ma anche Bartolini che da terzo in questo momento è quinto. Deve rispondere in qualche maniera se riesce a Boccelli, che se lo è tenuto lì alle spalle. Addirittura Brugnone si fa vicino. Cristini, mamma mia, una frenata, una controfrenata. Vediamo che cosa succede. No, non ce la fa, non ce la fa. Passano, mamma mia, sul cordolo. Bartolini vince. Super Andrea Maestri, secondo Cristini, terzo Brugnone, quarto Boccelli, quinto Bartolini, sesto Mozzacchiodi, settimo Perri, ottavo Palladino, nono Bisconti e poi Venezia. Andre, super gara. Adesso linea alle classiche interviste post gara. Noi facciamo i calcoli perché dobbiamo capire anche quello che è successo con Bartolini, se ci sarà una penalizzazione, se non ci sarà. Tanto per iniziare, primo Maestri, secondo Cristini, terzo Brugnone nel post gara. Volante per fare anche un check su quello che è successo, su quello che succederà nelle prossime gare. Ho avuto dei problemi tutto il weekend col freno motore della moto, rimaneva accelerata dentro le S in staccata, non potevo
andare a forzare una staccata che era una staccata. Però dai, ho detto mi ritiro, poi ho detto non posso ritirare, bisogna finirla in qualche maniera. Bravo, grazie. E quindi fatta. Diciamo che mi sono meritato il terzo posto. Bene. Per la tenacia. Bravissimo, grazie, grazie, grazie. Ciao, 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 ciao. È maluccio stavolta, ho faticato tantissimo. E, non so, sono scoppiato subito dopo il secondo giro e niente, non riuscivo a guidare oggi. Non è facile sentirtelo dire. Stavolta ho trovato lungo, non so, vabbè, sarà per la prossima, adesso cerchiamo di capire che cosa ho combinato. Beh, anche grande caldo comunque. Ma no, non è il caldo. Ho ceduto il braccio, non riuscivo più a stare sulla moto e guidavo male, non sono riuscito a guidare, però vabbè. Siamo arrivati alla fine, è già una gran cosa. Giampaolo, soddisfatissimo, sì? Ni, perché puntavamo a vincere. È stato bravo Andrea Maestri, mi ha chiuso tutte le porte, però abbiamo preso punti importanti dopo la caduta di ieri e dopo che avevamo perso la pole non potevamo permetterci altre fatture. Quindi va bene così, punti in campionato, va bene così. È stato molto bravo, ma oggi io ne avevo di più, solo che ha un motore incredibile, quando partiva, ciao, ciaone, grazie, ciao a tutti. Ciao Walter, ciao. Soddisfazione credo, ho sentito che c'è stato qualche misfatto, giusto? Sai cosa, che ho scattato io perché quando si è acceso il semaforo rosso mi sono mosso perché pensavo fino alla partenza, invece... Ma è quello che stavi discutendo con allora ho mandato la penalità così, poi... Ho avuto il problema che, sai, stando fermi, poi il motore qui non è l'alto blocco, sì, dopo la temperatura è andata su, dopo non andava più sotto, però vabbè, l'importante è che dai, abbiamo corso. Solo che siamo andati i nonni, perché adesso ci ha dato la penalità della partenza di 20 secondi, allora mi hanno spostato il nonno. Hai visto l'evento di ieri? Comunque no, è stato bene, sì. È già una gran bella. Poi infatti è stato un problema perché non ho provato l'altra gomma, un po' più dura ieri con le prove libere che non ti abbiamo fatto fare, sì. Allora, perché oggi andava bene perché era caldo, capito? Questa qui invece è per il freddo, questa gomma qui, infatti dopo 5-6 giri che era troppo calda scivolava, però ci siamo divertiti, dai. Grazie. Cosa è successo? Sono partito di merda, vabbè. La prima partenza l'ho fatta bene, la seconda di merda. E ho attaccato lì a Bocelli, ho perso il tappo da Lambda, nella marmitta, e mi sparava tutto il fumo nel piede destro. La moto non andava avanti. Sentivo un casino. Non è andato. In uscita di curva, come agganciavo il gas, mi andavano tutti via 20 metri e... Peccato, dai. Se pensavo, speravo di far meglio, li vedevo lì, non riuscivo... In staccata andavo dentro a tutti, poi non riuscivo in uscita. Questa un po' mi scoccia, sinceramente. La prossima, dai. Questa mi scoccia, sì, sono rimasto male, sì. Cascata brucia. Brucia. Grazie, ciao. Con Luca Malfatto per farci dare la GoPro e farci dire cosa è successo. Weekend terribile. Un problema dietro l'altro. Caduta in qualifica 1 ieri. Tutto il weekend con un sacco di problemi da solo, quindi cercando in qualche maniera con l'aiuto di un meccanico a fianco a me, però più da solo, caduta ieri in qualifica 1 e caduta oggi in gara per concludere il weekend in bellezza. Cancelliamolo questo weekend. Per forza, sarà la prossima. Ci vediamo, dai. Cervesina. Ok. A te, ciao. Ciao. Eccoci qua, commissionata una penalizzazione, Andre, a Walter Bartolini, quindi ufficiale la penalità, si trova con 6 punti a fine gara, si è trovato al decimo posto, a 21 secondi e 6. Quindi purtroppo per lui nella bagarre finale... Un peccato perché si trova peccato, comunque in testa al campionato. Ma guarda lì cosa succede. Brugnone, in base a quello che abbiamo visto, Maestri, che è in classifica, mm-hmm. fa 25, fa 20 Cristini, che ha fatto 1-0 a Cremona. Ma peccato per Maestri che ha fatto 0-0 tra Varano e Cremona. Ma incredibilmente la classifica è questa. 51 Bartolini. 47 Brugnone, 38 Mozzacchiodi che potrebbe ancora dire la sua. Palladino 36, 33 Cristini, peccato per lo zero che ha fatto a Cremona. Eh sì.
Boccelli, Maestri, il punto qual è, Andre, che ti voglio far arrivare? Che qui praticamente se la giocano tutti, perché se Maestri ti facesse primo Cervesino a Cremona, toglie punti a quelli davanti, e quindi lì bisogna stare proprio al millimetro. È vero. È per quanto riguarda l'assoluta. Nella Open, davanti Bartolini con Brugnone, Mozzacchiodi, Palladino, Cristini. Nella STK, nella Stock, primo Magnano, secondo Bernoni, poi Mennito e Capraro. Gran bella gara, Andre. Bella, bella. La vinta bella. Maestri, che ha tenuto alle spalle Cristini. Ha subito uno sorpasso nell'ultimo giro, ma ha controsorpassato Cristini. Bellissima gara. Ottimo Brugnone terzo, sì, che rientra totalmente nel girone del campionato. Nel giro del campionato era un giro di boa. È un giro di boa che però dà tante risposte. Soprattutto è sintomo di far molta attenzione per tutti quanti gli altri piloti. Assolutamente. A questo punto, Andrea, appuntamento a Cervesina. Ci vediamo a Cervesina. Ciao ragazzi, ciao, grazie, ciao.